Questo è naturalmente il metodo che chi si occupa di tutela non può non adottare anche in relazione alla conservazione e diciamo, al mantenimento vitale nell'attualità di un paesaggio culturale come quello di cui parla il volume, ricostruendo la straordinaria storia precorritrice della strada prima del vino bianco, poi del prosecco, che si sviluppa nel territorio che poi per una buona parte è quello che ha ottenuto il riconoscimento a patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. E quindi il metodo non può che essere questo: si parte dalla conoscenza, si parte dalla storia, si parte dalla volontà quindi di conservare un'identità che si è stratificata nel tempo, ma con la capacità di rinnovarla in un modo che sia rispettoso di questo passato.